Stato. Non è questa regione sarda, ma è questo popolo. È vero che io chiamo bandiera di diversi colori e che non sono atta su riferimento politico suo, ma i sanimi hanno dimostrato di essere un unico popolo che si picca questa responsabilità di guerrare contro questa altra umiliazione che chiede di dare a questa Sardegna a questa esercitazione. Noi siamo sempre in guerra e come questa guerra deve finire. La Sardegna ha già sofferto metà per questo ruolo che le è stato assegnato. Noi esistiamo che oggi in questa manifestazione va pure sente di Aterue, chi viene da Eorasa, chi viene da Italia, iscana chi noi se non amo nuda contro il popolo italiano, ma noi siamo su qualche cosa contro lo Stato italiano in quanto entità organizzata che mantiene in Sardegna una sudditanza a uso e consumo suo. Sono passato a militare, è spiritale, è recitale, non fare dove vi è un danno.
sapete nostra, fa idea che sapete nostra, potremmo arrivare l'ultima ala e adesso scontro la sua statunitaria. Una di quelle parole stiamo raccontando.
sacrati nel territorio occupato di fare la guerra agli altri. È vergognoso, noi ci andiamo a ribellare a questo stato di cose, perché non possono calpestare i nostri diritti, diritti sanciti da chi la guerra sta davvero e da queste leggi. Come associazione inglese si voglio ricordare che condivido il pensiero di Cristiano, che noi non siamo contro gli italiani, ma siamo contro lo Stato italiano, perché quest'anno la nostra associazione ha fatto un incontro nazionale qua a Cagliari e gli italiani sono venuti qua a Cagliari e il tema principale era le servitù militari, perché si sono accorti anche in Italia di questo argomento importante e ci sono stati dei convegni nei teatri e nelle piazze di città di Cagliari dove si è parlato di questi argomenti anche con persone che hanno parlato questa sera come Maria Cao. E la nostra presidentessa Cecilia Strada ha iniziato a capire cosa volesse dire mentre si incontrano le basi militari quando si accorta che abbiamo fatto una conferenza stampa Teatro Massimo a Cagliari e c'erano una marea di poliziotti e di carabinieri e diceva: ma com'è possibile che per parlare di queste cose ci siano i carabinieri e la polizia? E si accorta di cosa soffriamo qua in Sardegna, di quello che passiamo. Quindi voglio ricordare queste cose, cerchiamo di farlo nel nostro piccolo, con i partiti, con le associazioni, con chiunque, di cercare di aprirci, di coinvolgere più persone possibili e ricordare che noi non vogliamo una guerra in Sardegna, non la vogliamo in Italia, non vogliamo nessuna parte, ma principalmente nella nostra terra. Basta con queste esercitazioni di guerra e morte, basta! Grazie a tutti! Da qui chi ha contento e chi ha chiesto che può dare un gioco a voi. Partecipato a questa manifestazione che sono veramente tanti, una